Sono arrivato parecchi anni fa con l'idea di trascorrere un anno negli Stati Uniti, imparare qualcosa di nuovo. Poi dopo un anno mi hanno chiesto di rimanere un secondo anno, dopo un secondo anno mi hanno chiesto di rimanere, adesso sono qui da una vita. Se il sogno americano esiste, o almeno esisteva negli anni scorsi, il professor Vito Campese da Barletta ne è un esempio perfetto. Laureato in medicina e giovane nefrologo dell'Università di Bari, nel 1974 parte per Los Angeles per un'esperienza di un anno nella Keck Medicine School della University of Southern California e non torna più. Oggi Campese è presidente della fondazione che raccoglie i ricercatori italiani nel Nord America, i famosi cervelli in fuga, quelli che in Italia non trovano spazio e sono davvero tanti. Si stima che 16.000 italiani sono attualmente negli Stati Uniti soltanto, 16.000, in vari laboratori, in vari campi scientifici. Molti di questi stanno avendo successo perché gli italiani che vengono negli Stati Uniti capiscono che bisogna lavorare per affermarsi e per andare avanti e lo fanno. In America è un dato di fatto, c'è più spazio per i giovani scienziati. L'Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles ha dedicato loro un intero mese di eventi, culminato con la presentazione di 3 progetti innovativi realizzati da staff quasi completamente italiani, ma manco a dirlo, applicati in territorio statunitense. Non c'è da stupirsi se si considera che in valore assoluto gli Stati Uniti investono in ricerca una cifra che è 22 volte quella italiana. Ma secondo Campese, proprio il governo tecnico di Mario Monti potrebbe dare un segnale importante. Ho rapporti diretti con alcuni ministri e le posso garantire che io ho visto una grande voglia, e prima di tutto una grande sensibilità, ma poi anche grande voglia di fare di più in questo settore critico per lo sviluppo del paese.